che ti racconterà delle piccole storie, delle piccole pillole sul nostro piccolo, piccolo principe. Ancora un suono? Venite gente, venite dal vostro cronista! Un giorno di settembre, perso nel tempo, mi trovavo a girovagare per una piazza deserta, quando feci l'incontro che mutò per sempre la mia vita. Oggi penso che cambiò anche, naturalmente in meglio, l'esistenza di tanti e tanti altri come me. In lontananza, all'angolo della piazza, vidi un puntino vestito di blu che si muoveva freneticamente avanti e indietro. Mi avvicinai per capirne il motivo, nella speranza di allontanare un poco la mia noia. E uno, e due, e 10, e 20, e 100 passi per di qua, 150, 160. Uffa, che caldo! Continua tu a misurare dall'altro lato. Ordinava senza darmi la possibilità di rispondere. Il Duomo ci sarà d'ostacolo? Sì. Potrei farlo buttare giù. Ultimamente porta solo ma tanta tanta sfiga. E uno, due, tre, 50. Ma mentre prendevo le misure della piazza e le trascrivevo su un foglietto, la mia nuova conoscenza salì su un baldacchino e iniziò ad arringare una folla inesistente. Ma è ma! Sì, eccocelo subito. Il mio popolo eletto! Sì. Aiutate la mia suprema figura a divenire universale ed eterna. Sì. Per favore, amatemi e dite a questo banale cronista di continuare a narrare le mie gesta per vederle un giorno sublimate. Ancora una volta, indicandomi da lontano, mi impartiva un ordine senza darmi modo di replicare. Disegnami una folla. Sì, mi rendevo conto della mia inettitudine, perché non avevo mai disegnato una persona, figuriamoci una moltitudine di gente. Ecco, è per te. E io, per tutta risposta, riempì quel rettangolo di migliaia e migliaia di puntini. Bravo! Grazie. Una folla non è mai la somma di tante persone, ma è solo un infinito e inutile numero di puntini. Bene. Va bene se ne aggiungo qualcun altro? Da quel momento... Sì, subito. Ecco qua. Voilà. Da quel momento cominciai ad amare quel minuscolo esserino, che senza nome e per facilità di cronaca chiamai piccolo, piccolo principe. Ah, dimenticavo, ho aggiunto quel piccolo per rendere un poco più grande il mio amico e per sentirmi solo per un nulla al di sopra di un altro non banale cronista. Anche questo fu un insegnamento del mio nuovo compagno di ventura. Mai aver paura di render grande la propria bassezza. Ci volle molta fantasia per capire da dove venisse il mio amico, anche perché, fatta una domanda, non aspettava mai la risposta. Tu, da dove vieni? Beh, io praticamente... Sì, giro subito. No, dice... Bene, sì. Io sono alto 1,90 m. Dagli esordi di quella conversazione capii che non gliene sarebbe importato nulla di me e quindi lo lasciai parlare. A dir la verità, mi resi conto anche delle sue candide bugie che con il tempo cominciai ad amare. Tu sei più basso di me ed io sono più alto di te. Certo, non potei mentire a me stesso vedendo che dal mio 1,80 m il piccolo piccolo principe si ergeva, si fa per dire, a due palmi al di sotto del mio capo, ma lasciai correre. Non ci credi? Cosa? Ecco, guarda qua. Sì, subito, ecco, giro immediatamente. Sembrava la piantina di una casa enorme, con al fianco la figura del mio amico, il piccolo piccolo principe, ritratto di fronte e di lato, con tanto di misure al centimetro. Leggi, 1,90 m di altezza per 48 di scarpe. Ma questo è il luogo da dove vieni? Carpendo qua e là dalla pianta, che non era poi lontano dalla piazza in cui ci trovavamo. Ma mi hanno messo alla porta. E pensare che avevo preso questa reggia spendendo così poco. Beh, di certo si è trattato di un buon affare, perché ti disperi? Ma il piccolo piccolo principe amava sorprendere. Se la donna è la metà dell'uomo,
quell'ereditiera tanto e tanto giovane, appena adolescente e proprietaria di tanto quel di Dio, poteva ben essere almeno un quarto, un ottavo, forse un ventesimo dell'uomo e quindi di me stesso, in quanto maschio e altissimo. Sì. Credo un trentesimo del suo vero valore. Questo è quello che ho pagato per il mio pianeta. Ma avrei dovuto pagarlo ancor meno per sentirmi davvero soddisfatto. Lo vedevo rattristato. E allora lo abbracciai per consolarlo, sapendo che in cuor suo stava vivendo un profondo attimo di pentimento. Avevo però saputo una cosa molto importante sul mio amico. Il suo pianeta, così aveva chiamato la sua reggia, era molto, molto più grande di casa mia. Ma forse ho fatto un errore e cercherò di farmi perdonare. Chiedo scusa a voi e anche ai due personaggi dei quali mi appresto a parlarvi. Quindi, scusami, mio piccolo, piccolo principe. E guarda, mi prostro in ginocchio davanti alla bellissima signora che in compagnia del mio amico ha voluto allietare questa scena. Chiedo perdono per l'esposizione sommaria e certamente vi starete chiedendo quale sia stato il motivo del contendere che ha messo in dubbio la mia attività di umile cronista. Ma per far ciò vi lascerò semplicemente ascoltare il rimbrotto fattomi dal piccolo, piccolo principe. Hai mai visto un ricco forse fare la fila? No, sì. Ti è mai capitato di vedere una bellissima e ricca dama aspettare alla cassa di un negozio qualsiasi o attardarsi in un'irriverente attesa? No. La verità è che di questa storia ne avresti dovuto parlare nella primissima scena e non ora, perché anche in una cronaca come quella che dovresti far per bene, i ricchi vengono sempre prima di tutti gli altri. E se si tratta di una donna, bisogna scriverne un libro a parte. E come posso riparare? Scrivine ora, ma vedi di farlo bene, altrimenti... Mi stava indubbiamente minacciando. Le cose andarono più o meno in questo modo. Un giorno il mio amico partì in visita su un pianeta posseduto da una donna d'affari. Il piccolo, piccolo principe mi parlò di un pianeta assai elegante, anche se un po' troppo noioso. Uno di quelli rappresentativi di una galassia di altri pianetini che amano muoversi tutti in coro. Lo fanno per non sentirsi soli. Eleggono una donna a rappresentarli, dopo un gran ballo di corte o qualcosa del genere. Ovviamente l'incontro tra la bellissima dama e il piccolo piccolo principe fu trasmesso in diretta in tutto l'universo. E lì, ammirandoli in quelle immagini, sembravano scambiarsi doni e a eterno amore. La sua beltà, sì. Mia signora, non può essere scalfita da ignobile materia. Sono scevra da tentazioni terrestri. Amo contornarmi della sola ragion dell'intelletto. Rispondeva la donna porgendo la mano al mio piccolo amico. Purtroppo però sono un cronista votato alla verità e dovrò raccontarvi chiaramente come andarono le cose tra la bella signora ed il piccolo, piccolo principe. Cosa vuole che me ne importi della sua galassia di pianetini, che potrebbero essere solo piccoli insignificanti satelliti periferici delle mie costellazioni? Senza di noi lei non avrebbe quel che ha. Da domani la costringerò ad una seria dieta dimagrante. Se dimagrisco io, per voi sarà la fine. E la fame, è questo quello che desiderate? Dopo momenti di apparente furore però, tra i due fu presto trovato un accordo. Guardarono in alto, nel cielo, e cominciarono a contare. Uno, due, mille per me, 100.000, un milione, 2 milioni per loro, 3 miliardi per me. E tutto l'universo fu equamente ripartito. Naturalmente al piccolo piccolo principe andarono i pianeti più fulgidi, ma la pregevole dama non sembrò poi così affranta, così come non sembrarono piangere i tanti della sua corte. Purtroppo non mi è dato sapere, al di là dell'universo che si spartirono, cosa rimanga. Con un po' di fede posso immaginare che a noi tutti arrivò il resto. A cosa corrisponda questo resto il piccolo piccolo principe ancora non me l'ha svelato. Dovrò commissariarlo. Sinceramente non compresi affatto quella parola detta un giorno dal piccolo piccolo principe a proposito di un commercialista geografo al quale per suo conto era andato a far visita, e ne pronunciò un'altra di parola
che ora non mi viene proprio in mente. Itteri! Ecco, sì, bravo, sì. Si trattava proprio di questa. Ma chiedendo spiegazioni mi disse che... Si tratta di una mia creazione linguistica. Non avevo motivo per dubitarne. Io dico sempre cose sincere. Giusto. Anche perché non ho memoria e dimenticherei le bugie. Strano. Strano, in quei giorni tutto quel bofonchiare senza tregua del mio amico. Come ci si può affidare di chi usa la menzogna? Ovviamente mi chiedeva senza aspettar risposta. La gente deve fidarsi di me, io dico sempre la verità, lo giuro sui miei figli. Lo avrete certamente capito, che il pianeta che ci si apprestava a visitare non poteva che essere la Terra. Il piccolo principe, abbigliandosi da par suo, si stava preparando a quel viaggio con una sfilza di frasi che i terrestri avrebbero di certo adorato. Ma doveva essere terrestre tra i terrestri, e questo comportava un duro esercizio. Potrei mai essere un mentitore? No, mai, mai. Mai iscritto alla P2. E riporto senza alcun commento questo oscuro e amletico codice. Ho lavorato, ho rischiato e pagato sempre le tasse. Bravo. E mai chiesto aiuti allo Stato. Mio Dio, il piccolo principe assumeva sempre più forma dei usi dei terrestri. Questo eccesso di territudine cresceva troppo in fretta. Il mio governo, sì, sarà assolutamente meritocratico. Nessuna spartizione di poltrone. Ero preoccupato, ebbi un sospetto. Così mi avvicinai al piccolo principe e gli toccai la prova. Ah! Bruciava! Meno tasse per tutti! Basta, non continuare! Giuro, lo stragiuro sui miei figli, che non so nulla di quanto mi viene contestato. Sono vittima di una grande ingiustizia. Lo sentivo delirare. Bugie, bugie, bugie. Aiuto! Sì. Aiuto! Aiuto! Il piccolo principe statadam stramazzò al suo. Ma non c'era terrestre in grado di aiutarmi. Me lo caricai sulle spalle per far ritorno in fretta lì da dove eravamo venuti. Un paio di giorni lontano dalla Terra e tornò a sorridere. Un giorno il pianeta Terra mi adorerà. Te lo auguro, mio unico insostituibile compagno. Ma ti prego, non tornare mai laggiù con questo chiodo fisso. Le tue bugie hanno rischiato di ucciderti e io non voglio perderti. Vederlo soffrire, ve lo confesso, mi destava una gioia suprema. Lo avevano punto tutti quei serpenti velenosissimi, ma alla fine gli avevano procurato solo un grandissimo giovamento, visto che nel sonno se la rideva come non mai. Avevo la sua testolina tra le braccia e gli baciavo con tenerezza la fronte. Chi racconta i propri segreti si fa servo degli altri. Anche nel sonno sprigionava indubbiamente doti da intellettuale sopraffino. Le persone si scelgono perché si somigliano. Mi sentii quasi commosso. Giuro di essere fedele con i miei compagni e di rinnegare padre, madre, sorelle e fratelli, e se necessario anche il mio stesso sangue. Mio Dio, non aspirava a tanto, ma spalancò gli occhi e di colpo mi disse: ci risiamo! Di nuovo un delirio causato da troppa territudine. Ma no, forse è solo l'eccesso di veleno di quei serpenti. A chi importa di quel re e della sua stella? Io sono l'eletto. È ora di organizzare una lunga marcia, una grande lunga marcia di adorazione. All'improvviso, lassù tra i cieli, un volatile sembrò bucare le nuvole e dirigersi verso di noi. Una colomba? A onor di cronaca, qualcosa che ne faceva le veci. Un rapace, forse un'aquila, ma questa è faccenda di poco conto. Dal becco della colomba, sì, spuntava un fogliettino che non aveva per nulla l'aspetto di un ramoscello d'ulivo. Il piccolo principe è citato a giudizio celeste. Una cosa del genere. Mi leggevo e mi rileggevo quel messaggio. E proprio non riuscivo a venirne a capo. A chi lo mandava? Per quale motivo? Perché proprio ora che il mio piccolo amico era impegnato a progettare una marcia di adorazione planetaria? Riflettevo e riflettevo, ma
Sarà ora di partire. Pietro, sei sveglio? Che il cielo sia lodato. Buongiorno a tutti. Sì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non c'era... Sì, eccomi, pronto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non c'era nessuno. Ma l'eco riproduceva all'ennesima quel buongiorno, come una catena di migliaia e migliaia di persone che si scambiavano la stessa parola. Ben arrivati, ben arrivati, ben arrivati, ben arrivati, vi amate? Sì, ti amiamo, tantissimo, tantissimo, issimo, issimo. Che c'è? C'è qualcosa che non vi quadra, eh? Dubitate forse della mia buona fede? Ricordatevi sempre che il piccolo piccolo principe, lo sapete, riusciva sempre a mutare a suo favore il corso degli eventi. E questa fu solo l'ennesima conferma. Cosa? Bugia, menzogna, falsità, pandonia, frottola, panzana, balla, bubola, giancia in postura, patacca! Ma è mai possibile pensare una cosa del genere parlando del mio piccolo amico? Lo vedi? Lo vedi che il popolo è con me? Sì. Mi ama, mi adora, mi venera. Veramente ci sarebbe questo bogliettino che è giunto dal cielo con una citazione a giudizio celeste. Capita fagiolo, ma per ora può aspettare. Ovvio. Tutto a suo tempo. Guarda, saranno milioni. Forza, organizziamo questa marcia. Ma non c'è nessuno. Sono milioni, ma che dico, miliardi, e tu sei la solita testa di rapa. Aveva ragione, perché la sua spiegazione fu esemplare. È come la televisione, lo capisci? Lei parla a milioni e milioni, ma ci sono? La mia marcia sarà la stessa cosa, e quell'oceano di gente che non sai vedere, ma c'è, mi seguirà. Ora, sì, subito, ora capì. Non era un eco. Dietro quelle montagne c'era veramente una folla che il mio amico stava riunendo per amore di quel pianeta. La Terra! Sarò per sempre al tuo fianco. E questa citazione a giudizio celeste potrà certamente aspettare. Citazione? Io preferisco chiamarla invito, al quale risponderò con cortesia, ma nei tempi dovuti. Giusto. Sono o non sono il piccolo, piccolo principe? Non c'è dubbio. Potrai rispondere domani, o mai, ti potrai concedere tempi brevi o infiniti. Il tuo popolo, la tua famiglia ti aspetta. Vuoi che te lo dica? Questa citazione a giudizio celeste è un oltraggio alla mia persona, un atto di eterna, spocchiosa arroganza. Sai, penso che basterà dirgli che tutti possono sbagliare e che una citazione a giudizio celeste può essere anche ritirata se si ci accorge d'aver commesso un madornale errore. Questo padre dei padri ogni tanto ne fa proprio delle belle. Sono d'accordo con te. Penso che potresti, magari. Mi sento pronto a parlargli. Mi aveva ancora una volta preceduto. Ho il mio popolo con me. Mi amano, mi adorano. Penso che basterà a convincerlo che c'è posto per entrambi. Qua giù e lassù. Sì, allora. Sì, subito, ecco. All'orizzonte comparve quella piazza e quell'uomo che tanto gli erano cari. Sentivo che stava succedendo qualche cosa di straordinario. Avrei voluto stringermelo forte tra le mie braccia, ma mi sarei sciolto in una pozza di lacrime. Il sole è sopra il luogo dove ci siamo incontrati un po' di tempo fa. Affrettiamoci. No, fermati. Solo un attimo. Ti racconto una fiaba. Non è più tempo di fiabe, però continua tu per me a dare la caccia a quelle dannate volpi e anche a quegli inutili intellettuali. Te ne vale, tu. E continua a scrivere dei ricchi prima che degli altri. Di te non potrò più scrivere. Mi vedrai ogni giorno a reti unificate, mi incontrerai in ogni dove, a ogni ora. Sì, ma... E parlerai la lingua che ho inventato per te e per tutti voi. Bunga bunga! Andiamo Silvio, andiamo in un altro pianeta che qui non ti apprezzano. Andiamo. Prima te.